Innanzitutto perché bisogna assolutamente riproporre nell'agenda politica la cosiddetta agenda Draghi, che con grande difficoltà aveva tirato fuori, un po' cominciato a tirar fuori il Paese da una situazione delicatissima sia da un punto di vista politica, di politica internazionale, sia da un punto di vista economico, e purtroppo l'atteggiamento, il comportamento di qualche irresponsabile ha diciamo, interrotto questo percorso di risalita dell'Italia, del nostro Paese. Quindi bisogna assolutamente riproporre l'agenda Draghi. Il secondo motivo è perché c'è in prospettiva l'idea di organizzare un grande partito di centro, un grande terzo polo che saprà stare vicino alle esigenze degli italiani senza e al di là degli steccati ideologici, con riferimento e con concretezza rispetto a quelli che sono i problemi degli italiani. Poi naturalmente ci sarà, lo speriamo, anche un riverbero su tutte le amministrazioni, perché questo terzo polo, con dei risultati significativi, avrà la possibilità di costruire una pagina nuova nelle amministrazioni locali, a cominciare da Salerno.